pensiamo di affrontare la mobilità da un punto di vista integrato, parliamo di parcheggi, parliamo di aree destinate all'accoglienza, diciamo, di un'utenza mobile, no? Perché i parcheggi ovviamente serviranno alla stazione, è chiaro che bisognerà ragionare con i privati in modo tale da verificare quanto c'era scritto nel contratto, quanto è stato dato, eventualmente una risoluzione, ovviamente. La risoluzione va data a favore del comune e dei cittadini sui quali esistono le aree, cioè non è che possiamo andare molto lontano, questa è la verità. A proposito di privati, noto a tutti che qualche anno fa è stato presentato un progetto di finanza sull'area oggi occupata dal Codral, che riguardava non solo l'area del Codral, anche quello del parcheggio lungo via Sacra Famiglia e interessava addirittura gli attuali giardinetti. Ora, non siamo riusciti a capire se questo progetto di finanza è definitivamente morto o se l'iter amministrativo in un certo modo è ancora in piedi, per cui da un momento all'altro potrebbe anche resuscitare da quella che è una morte apparente. Già all'epoca questo quartiere, in modo molto evidente, con una fiaccolata di più di 2.000 persone, ha detto no, noi una riqualificazione che passa attraverso una costruzione di 8 piani, lunga non so quanto, questo famoso serpentone, non la vogliamo. Noi non precludiamo, anzi credo che vista lo stato delle finanze, delle casse del comune, sia necessario anche auspicabile l'intervento di privati, cioè Bisogna finanza di studiare bene progetto è le uno opere, strumento, sì. ecco, però devono essere bilanciate quelle che sono le esigenze del privato e quelle che devono essere le esigenze del pubblico, per cui su quest'area va bene un intervento del privato, ma deve Noi abbiamo questa visione, diciamo, differente, quindi è perché chiaro non che. mettere insieme anche le ferrovie dello Stato? Perché non dire di sviluppare un progetto di finanza sui binari? Perché non partiamo da quello che era il vecchio casello dove oggi c'è la biglietteria, anche quella biglietteria, c'è un'immagine per chi arriva da fuori, un container, un congiato lì che è la biglietteria. Perché non partiamo da lì e non arriviamo all'Agenzia delle Entrate, sfruttando l'area sui binari nostri, dove il privato può fare i locali, gli uffici, quello che vuole. Allo stesso tempo diventa anche una piastra di collegamento tra questa parte e quella parte della città, perché questo quartiere, scusami, questo quartiere in realtà non è stato mai riuscito. Se con i sottopassi è migliorata la viabilità delle macchine, sicuramente non ci fermiamo più ad aspettare il treno che passa, come ce lo ricordiamo bene, che anche la partita lo ricorda bene, aspettavamo il passaggio a livello anche per 30 minuti, ma la mobilità dei pedoni, cioè voi mi dovete spiegare, uno di Corso Lazio ha due possibilità di venire da questa parte, o passa attraverso un percorso un po' strano, passa vicino al Cinema Arci, arriva all'ingresso del sottopasso pedonale che in realtà serve ai binari, per poi uscire dalla stazione, oppure si prende una bella porcata di mosso di carbonio e si fa il tratto dalla passerella, quello che è il sottopasso davanti Corso Lazio, arriva via Geomici. Quindi se in certo modo è stata ricollegata i due lati del quartiere per chi si muove con l'automobile, per chi si muove a piedi, non è certamente pensabile l'uso di quei sovrappassi pedonali. Tra l'altro di quei sovrappassi pedonali bisognerà decidere anche di che sorte dovranno morire, perché non possono essere utilizzati certamente dagli anziani che si fanno la scaletta a piedi, poi arrivi su, apri l'ombrello perché non è neanche coperto, arrivi dall'altra parte, apri l'ombrello, è buio, è pericoloso, non è scomodo, quindi troviamo una possibilità di mettere insieme le ferrovie, i privati, il comune, per dire sfruttiamo questo spazio e ricolleghiamo con la città. Questa è una cosa che io sono sempre un po' tecnica, la gente mi dice non essere tecnica, se no la gente non ti capisce. In realtà è chiaro,
Noi abbiamo una visione di città, come vi dicevo prima, a misura d'uomo, e ci sono diversi tipi di uomini che noi dobbiamo contemplare, l'uomo a piedi, l'uomo in macchina, l'uomo in bici, l'uomo col passeggino, l'uomo col bastone e via discorrendo. Però quando si fa, diciamo, quando si immagina e si progetta sulla pianta urbanistica, è chiaro che il comune deve avere la capacità di raccogliere le istanze che vengono dal basso e di fare un'opera di mediazione tra tutti i privati che ci stanno. Questo un tempo si chiamava progetto di finanza perché, diciamo, c'era una situazione di eguali benefici tra i comuni e i privati. Questa linea sottile dei benefici per un po' di anni, diciamo, è stata spostata sempre sull'interesse dei privati e quindi hanno, diciamo, aggredito il territorio e purtroppo non hanno restituito alla collettività quanto dovuto, anche voi lo sapete, c'è pure una partita aperta degli oneri concessori e via discorrendo. Allora, il nostro obiettivo nell'avere una visione e nel fare un piano regolatore che parta dal basso è quello di spostare un'altra volta questa linea, cioè di riportare i bisogni di chi fruisce la città oltre, no? Quindi di andare a interagire con i privati a beneficio però della collettività. Però per fare questo bisogna essere abbastanza in tanti, cioè bisogna farsi sentire. Purtroppo, diciamo, il nostro obiettivo è anche quello di rendere attiva la cittadinanza, non è semplice, cioè non basta la protesta, bisogna anche capire qual è l'interesse del privato, qual è il confine tra pubblico e privato e cercare un'opera di compromesso, perché è chiaro, la chiesa che converge sui giardinetti al di fuori della stazione potrebbe essere comunque anche pedonalizzata, perché poi non è possibile che uno va a messa e si trova dentro la macchina, cioè mo io adesso non lo so, quanti di voi, scusami, noi però abbiamo, un anno fa abbiamo provato a risolvere questa situazione in modo molto banale, facendo aperture, creando quello, no, ci sto pensando perché devo trovare le parole giuste, perché si era letta una vicenda che ha del ridicolo. Noi l'avevamo chiamata l'isola pedonale, che riguardava il tratto esattamente antistante la chiesa Sacra Famiglia, quindi stiamo parlando di 20 metri. Poi giustamente abbiamo detto no, isola forse è un termine sbagliato, patullo pedonale perché è veramente piccolo, ma nonostante questo, l'ordinanza che istituiva l'isola pedonale o atollo pedonale per 3 ore dalle 9 a mezzogiorno esclusivamente la domenica mattina nel periodo delle feste natalizie è stata ritirata. È stata ritirata perché detta dei commercianti, un paio di commercianti, perché via Don Minzoni la conoscete, sapete quanti commercianti ci sono, venivano penalizzati da questa interruzione di traffico che in realtà riguardava solo la zona distante alla Sacra Famiglia, per mettere in collegamento il Sagrato, la Sacra Famiglia e il Giardinetto, per consentire a chi usciva di occupare una piccola area, per consentire ai ragazzini di attraversare in sicurezza e andare ai giardinetti, e la viabilità non ne risentiva affatto, perché chi scendeva poteva, e anche i negozi, le macchine comunque arrivavano fino davanti alla Sacra Famiglia per svoltare in via Sacra Famiglia, oppure dovendo andare alla stazione si passava dietro attraverso il parcheggio della piazza Pertini per riuscire guarda, questo secondo me è proprio il classico esempio, cioè noi dobbiamo avere una visione, questa visione va condivisa. È chiaro che ci saranno delle scelte che l'amministrazione dovrà affrontare, ed è chiaro che nel momento in cui si fa una scelta c'è una parte che si sente lesa e una parte che si sente beneficiata. Quindi se però la visione è forte e condivisa, ed è soprattutto una visione anche, diciamo, di miglioramento della qualità della vita di tutti, è chiaro che gli interessi lesi dei privati devono arretrare, come le dicevo prima. Quindi non è che noi stiamo cercando un compromesso, noi dobbiamo comunque saper offrire una soluzione per tutti. Quindi le aree pedonali sono sempre, cioè le aree pedonali non vanno imposte, è la popolazione che te lo deve chiedere, perché se tu vai da un commerciante ti dice subito di no. Però se ci sta, come dire, la possibilità di avere dei parcheggi molto vicini, delle piste ciclabili per far arrivare
e diciamo le persone che vogliono andare a fare shopping, se si crea una situazione per cui anche uscire con i figli, col passeggino e i bambini piccoli non è uno scanso delle macchine o una respirazione passiva del PM10, un'area come dire, pedonale diventa una risorsa, non diventa un'opera repressiva.